Abbiamo lasciato sulla sinistra, si andava sul villaggio dei pescatori. Noi adesso ci portiamo verso la spiaggia. Siamo proprio a qualche centinaio di metri, quindi il vento qui si sente molto più forte. E anche il cammino che fa Paola con i cavalli. Stiamo quasi per toccare i 18 km. E questo è quasi da limare qualcosa, ma quasi il cammino definitivo, proprio inizie, cammino definitivo Madonna di Spagna. Un cammino che nasce in questo anno, il prossimo 10 maggio è la festa della Madonna di Spagna, un cammino dell'Arcidiocesi di Oristano, dell'Ufficio della Pastorale del Turismo. Nell'87° anniversario del ritrovamento del simulacro, proprio in questa spiaggia ad opera di Daniele Zo. Infatti questa spiaggia meriterebbe il rispetto più grande e assoluto, come una spiaggia, possiamo dire, toccata dalla presenza dell'arrivo di questo simulacro che parla di guerra, di violenze fratricide, ma parla anche di fede, di riscatto, di salvezza, di accoglienza, una spiaggia che meriterebbe di essere tutelata sotto questo versante e promossa proprio per i cammini, cammini della Sardegna e i cammini della pastorale del turismo. Come diocesi di Oristano lo stiamo facendo. E lo proporremo appunto a tutti, dal paese di San Viru Milis, dove venne portata, fino al posto qui dove Danilo Zo, 26 marzo 1937, la ritrovò e la portò nella sua baracca. Raccontano le cronache che appunto portò questa statua, subito forse non si capiva che era una statua mariana, aveva anche il bambino, mancava di alcune parti. C'è qualcuno che racconta anche che sono stati ritrovati altri elementi, ma questo racconto purtroppo le persone sono scomparse. Gli altri paesi, di Riola dovrebbe essere. Don Giacomo sapeva qualcosa da questo punto di vista, una persona che lui aveva intervistato. Ecco, ormai siamo veramente a qualche centinaio. Ecco qui la nostra Madonna di Spagna, bruciata, una Madonna del latte, una Madonna che sta camminando. Davvero un cammino di fede, un cammino stupendo, un cammino che merita di essere promosso, a cui San Viru Milis tutta deve tenerci, percorrerlo almeno chi può. È un cammino non per tutti, ma si può fare in due tempi, vero? Sì, due tempi Ecco, sì. diciamo che facendo la parte che abbiamo fatto, che avete fatto voi oggi, ok? Sì. La Guardate la pineta, giratevi. Guardate l'incanto, magnifico, lì il mare, ecco la torre Scavesai, qui facciamo veramente magnifico, facciamo una foto, ricordo tutti insieme, diciamo anche a che chilometro siamo arrivati qua. 18 km e 200 metri. 18 e 200, quindi ancora altri 400, Olmero, l'orario? 12 e 25.
Ecco, siamo arrivati al mare, abbiamo percorso 18 km e qualcosa, qui c'è un vento che spira veramente forte, ecco qua, e a sinistra, eccolo lì, il monumento Madonna di Spagna, poche, forse 300-400 metri e siamo arrivati sul molo. Allora, mettiamola come se fosse stata ritrovata, adesso la mettiamo qua vicino a questo tronco, perché tanto era un tronco, ecco, così, 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 ecco, la Madonna è stata ritrovata su questo tratto di spiaggia di Isarenas, ecco le onde. E il monumento è proprio di fronte a noi, ci stiamo arrivando sotto quella casetta direzione, anche la torre di Scavesai. Perfetto, andiamo. Vedete, poche un centinaio di metri di spiaggia e siamo arrivati alla banchina e quindi al monumento. Ecco Mero, arrivateci alla destinazione. Sì, siamo giunti, mancano poche centinaia di metri e siamo sul monumento. Monumento della Madonna di Spagna, dove era stata ritrovata circa 70-80 anni fa. Dove era stata ritrovata 87 anni fa. Questi sono i tronchi che arrivano dal mare. Guardate un po'. Cosa incredibile, eccoli ancora là in fondo, dobbiamo salire, qui c'è una sorta di gradini, perfetto, perfetto, e adesso ci ricolleghiamo al canale che dal mare porta i pesci sino allo stagno di Svenas, un canale lungo 800 metri, poco profondo chiaramente, hanno un po' sbarrato con questi massi adesso, però ci sono i pesci sotto, si vede qualcuno, ecco lì, e infatti in fondo è bloccato, è bloccato, ecco. Qua. Eccoci giunti e ringraziamo veramente la Madonna di Spagna per averci aiutato a completare questo cammino dedicato a lei lungo sui 18 km. Anche dei cammini da 10 anni di Lodi alle Torri. La parrocchia di San Vero ha iniziato Lodi alle Torri nel 2014-2015, quest'anno siamo al 10° anniversario. D'estate ogni lunedì di luglio e agosto verrà percorso un tratto. Arenaria, queste due formelle, opera dell'artista Monnedina, che raccontano l'arrivo, qua il rinvenimento e poi il simulacro quando entra nella chiesa parrocchiale. Yeah.
facciamo una foto ricordo, qui la facciamo riprendere prima che cada, perché vedete ha necessità di essere di nuovo sistemata bene. Quindi però togliendo alcuni tratti su 18 km, forse proprio 18 km, eccoci qua. Allora, il cammino è testato, ripetiamo un attimino, sono le 12:35, abbiamo percorso 18 km togliendo qualche cosettina, è perfetto e possiamo anche tornarci a casa. E